Buonasera. Buonasera a voi, un saluto a voi che siete intervenuti, saluto i membri della Prologo qui presenti e diamo il benvenuto all'autore del libro, Antonio Galeone, nostro compaesano, all'editore Jean-Luc Bertone. E un doveroso ringraziamento a Vincenzo e Simone Ventassuglia che arricchiranno la serata. E la presentazione del libro di questa sera, il tempo che non ci resta, è accattivante e porta alla riflessione. Passo la parola all'editore e all'autore che sicuramente sapranno fornirci gli elementi utili a quella che può essere la lettura del libro. Fragagnano, presentazione del libro Il tempo che non ci resta di Antonio Galeone, Bertoni editore. Antonio Galeone è un autore nato a Fragagnano, quindi gioca in casa, per così dire. Io mi sto approcciando a questa presentazione del libro e vedendo proprio così dietro la copertina, da un certo punto di vista stiamo vivendo quel tempo a cui continuamente demandavamo la vita mentre ci occupavamo di possedere cose inutili. Mi ha colpito anche perché è abbastanza ermetico, ovviamente bisogna prima leggere tutto. Io ho così appreso qualcosa di questa storia di Lara e Marco che vivevano una vita tranquilla sin quando una serie di scossoni ripetuti hanno spezzato quella vita di routine, quella tranquillità. Allora andiamo a questa espressione. Sì, appunto, questa espressione bisogna vederla nel contesto dello scenario in cui, diciamo, degli eventi catastrofici come possono essere quelli legati al terremoto vanno a scardinare quelli che sono i valori su cui Lara e Marco credevano di poter contare, quindi dei valori basati su delle sicurezze che effettivamente un terremoto va a scardinare, come può essere per esempio l'abitazione oppure anche il concetto del tempo. E qui vengo proprio alla frase, no? Cioè, da un certo punto di vista stiamo vivendo quel tempo, cioè è chiaro che quando c'è un evento catastrofico uno non ha più il controllo del tempo e quindi in pratica vive nel presente e quindi non può più dire rimando al domani questa esperienza, mi incontro con l'amico in un altro tempo, perché cerca di vivere il più possibile perché non ha più il controllo del tempo. Grazie, buonasera a tutti. Io intanto ringrazio l'amministrazione comunale di Fragagnano e la Prologo perché questa presentazione si è organizzata in tempi brevissimi, perché io avevo programmato domani una presentazione a Brindisi, parlando con Antonio Galeone, ho detto perché non organizziamo una serata proprio nel tuo paese natio, che ritengo una cosa importante, perché come ripeto spesso gli autori fanno parte del patrimonio immateriale di un paese, di una città. Noi pensiamo sempre ai monumenti, alle strutture, però i creativi, che siano scrittori, musicisti, artisti, arricchiscono il territorio e spesso, sfortunatamente, spesso ce ne si ricorda in memoria postuma, invece vanno coltivati. E ecco perché la mia presenza qui, in un territorio che, come dicevo in precedenza, l'assessore conosco abbastanza bene perché ho collaborato per diversi anni con una rassegna d'arte in un comune qui vicino, Lizzano, dove si cercava di creare un connubio con l'arte contemporanea e il vino, poi in passato altre collaborazioni con il Comune di Taranto. Noi in Puglia abbiamo circa 10 autori, Martina Franca, Brindisi, Lecce, Bari, copriamo insomma Ugento, copriamo un po' tutta la regione e devo dire che io ne approfitto sempre nel periodo estivo per abbinarci anche qualche
bella giornata di mare con la mia Cipi che mi sopporta e mi supporta. Il cane non l'avete portato? Il cane no, perché il cane dovete sapere che io e la mia casa editrice siamo in tre, più ho un cane, Tito, è il mio responsabile marketing, che però fa part time solo la mattina, però effettivamente è di mio figlio, io diciamo dico che è mio, ma in verità è di mio figlio, perciò. E poi lui sfortunatamente, essendo un bulldog francese, soffre un po' il caldo. E quando posso, naturalmente, perché avendoci circa 200 autori, produciamo circa 100 libri l'anno, abbiamo qualcosa come, solo oggi avevamo 5 presentazioni in tutta Italia, infatti un po' venendo giù la mia compagna mi aiutava a mandare i messaggi per sapere come andava a Isola Polvese, a Rimini, a Roma e in altre città, perché naturalmente riteniamo importante il rapporto con il territorio, perché sfortunatamente dovete sapere che in Italia si legge sempre di meno. E oggi leggevo i dati, diciamo, di vendita di alcune, diciamo così, regioni, e vedevo che sfortunatamente ad esempio proprio la provincia di Taranto rientra nelle regioni, cioè province, scusate, che viene dopo Foggia come vendita e lettura di libri. E questo è un elemento negativo, non tanto dal punto di vista economico, perché io dico sempre, ad esempio nei paesi dell'est si legge tantissimo perché si frequenta molto le biblioteche, perciò la lettura può essere anche gratuita e di conseguenza è un fatto culturale, perché comunque è passato un messaggio che la lettura o la cultura è inutile, quando io invece dico che la cultura e la lettura fanno parte del nostro benessere, perché c'è un altro studio fatto poi dallo stesso Sole 24 Ore, che attualmente di benessere ne tratta poco, che le persone che frequentano la cultura, l'arte, la musica, che comunque anche la praticano, stanno meglio dal punto di vista proprio fisico e mentale, perché la lettura è la più grande forma di evasione, semplice, economica, perché basta leggere 10 pagine di un libro, naturalmente ci si auspica di un bel libro, e ci si dimentica dei problemi quotidiani. Ecco, Galeone, può essere anche la metafora della vita, nel senso che, come dire, nulla è per sempre, è un'espressione che amo ripetere, e che nella vita quelle che sembrano certezze incrollabili, poi per un soffio di vento, in questo caso per un movimento tellurico, queste certezze si sgretolano miseramente. Sì, sì, certamente. Cioè, è chiaro che, diciamo, questo evento ha messo in evidenza che alcuni valori magari non sono dei valori universali, però il fatto che non siano valori universali c'era anche prima dell'evento, e quindi da un certo punto di vista è una metafora anche della vita, non è solo legato a un evento che non si riesce a controllare, come può essere quello del terremoto. Ecco perché io, andando nelle scuole ai ragazzi, dico sempre perché una cosa spesso i social o comunque gli altri strumenti è una lettura, diciamo, in verità non articolata, che non, in qualche modo non ci permette di isolarci e in qualche modo di alimentare la creatività, perché poi nel leggere un libro la nostra immaginazione costruisce le scenografie, costruisce, in quel momento noi diventiamo registi, diventiamo scenografi, creiamo anche le dinamiche vocali dei personaggi, perché ciò si alimenta, diciamo così, un meccanismo tale che alimenta la nostra creatività e nel contempo ci isola dai problemi quotidiani che tutti noi abbiamo. Ecco perché io faccio sempre spot di lettura, a prescindere dall'apertura editore, però è importante farli. Mi faccio piacere essere qui con Antonio Galeone, perché quando, devo dire, ci ha presentato questo manoscritto, Il tempo che non ci resta, naturalmente all'interno di questo libro c'è un tema forte che a me mi è molto caro, nel senso, diciamo, che l'abbiamo, lo viviamo in maniera diciamo così annuale, che è il terremoto. La nostra casa editrice è a Perugia, perciò in Umbria. Noi in questi anni abbiamo, diciamo così, vissuto il terremoto in maniera veramente quotidiana,
e abbiamo tutti noi amici, conoscenti che hanno dovuto rapportarsi con questo male che comunque fa parte della nostra terra, e conosco la disperazione delle persone che hanno perso tutto, che in qualche modo si sono dovute, hanno dovuto ricominciare da zero, chi ha perso l'azienda, chi ha perso la casa, e soprattutto poi questo dramma si consuma con le persone più anziane che comunque avevano un certo equilibrio, un certo ritmo che in qualche modo viene frantumato. Non vogliamo ovviamente anticipare così la trama, perché è giusto che chi è interessato acquisti il libro e lo legga, però diciamo qualcosina. Siamo arrivati al punto di questa, siamo partiti da questa vita tranquilla di Lara e Marco, questo terremoto, queste scosse ripetute che minano l'equilibrio, e poi come finisce? E poi appunto, siccome questo evento va a scardinare dei valori che precedentemente su cui Lara e Marco e anche altri credevano di contare, diciamo Lara e Marco si mettono in viaggio, fanno un viaggio ma non fuggendo dal terremoto, ma proprio alla ricerca di più che di nuovi valori, della riscoperta di valori universali che magari avevano per esempio durante l'infanzia, no? Perché chiaramente quando si è piccoli si è più istintivi, si è più legati a dei valori più universali, no? Dopo queste cose si perdono, e magari un evento come può essere un terremoto o qualsiasi altro evento può provocare il fatto di andare alla ricerca e riscoprire quei valori che uno credeva di poter fare a meno, insomma. Poi all'interno di questo libro ho trovato un po' una di quelle chiavi che secondo me naturalmente in questo caso ci si rapporta con il terremoto, però naturalmente può essere un altro fatto traumatico che naturalmente può arrivare dalla natura o dal contesto sociale, che può essere anche la perdita di un lavoro, eccetera, che a volte spesso, dico, naturalmente è una banalità, però che le difficoltà, che dalle difficoltà spesso si può invece trovare delle risorse. E questo devo dire che nel leggere tanti manoscritti, tante storie, perché dico sempre che l'editore è uno che racconta storie, che le pubblica, devo dire che è un tema spesso ricorrente, che chi in qualche modo riesce poi a superare una difficoltà, perché la difficoltà anche in questo caso è naturale, una malattia, spesso no, chi viene colpito da un dramma, la prima parola, il primo pensiero, perché a me, perché a noi? Cioè come se in qualche modo noi dovessimo essere immuni dalle malattie, dalla morte o da altri drammi. Invece in questo caso, diciamo, le difficoltà quotidiane sono anche quegli strumenti che dovrebbero aiutarci a crescere personalmente, ma anche in senso più collettivo, perché quando avviene un terremoto in una comunità è la comunità che spesso risponde. Un'occasione per fare quasi una analisi introspettiva, per guardarsi internamente, per scoprire quei valori che erano magari così accantonati. Ecco Galeone, vedendo un po' la sua biografia, la sua vita, lei è un ingegnere, mi pare che operi a Bologna, però è rimasto forte il legame con la terra natia, con Fragagnano. Sì, sì, perché io diciamo dopo il liceo sono andato a Bologna prima a studiare all'università e poi sono rimasto per lavoro, mi sono sposato, però sin da allora comunque torno a Natale, Pasqua ed estate, quindi comunque il legame mi è rimasto, senza contare poi che ovviamente i primi anni della vita segnano moltissimo, quindi essere rimasto 19 anni non è poca cosa, perché ovviamente una persona nei primi anni acquisisce tante di quelle nozioni che poi magari in seguito acquisirà molto più lentamente. Allora chiedo intanto per salutare Antonio Galeone, e la prima domanda: come è nata l'idea di questo libro? Intanto buonasera a tutti, sono particolarmente contento di fare, diciamo, la prima presentazione del libro nel mio caro paese di nascita.
con cui comunque sono, benché manchi da 30 anni, sono comunque rimasto sempre legato, perché a Natale, Pasqua ed estate non manco di tornare. Comunque diciamo, i primi anni di vita influenzano molto l'animo di una persona. Però ho dimenticato la domanda. Come è nata l'idea di questo libro? Allora, l'idea di questo... Allora, intanto diciamo che io in precedenza ho scritto dei racconti, quindi non riuscivo a rimanere in una storia più di uno, al massimo due giorni. Quindi già 30 anni fa pubblicai una serie di racconti, e poi comunque anche in questi 30 anni, ultimi 30 anni, ho continuato a scrivere racconti. Dopodiché mi è nata l'idea, un'idea per fare un romanzo, ed effettivamente questa volta sono riuscito a rimanere nel libro, nella storia, perché come, secondo me è come abitare, no? Un libro, anche sia leggere ma anche scriverlo, è come se uno può fare in quel modo un'evasione e riuscire ad abitare in un altro posto. Quindi sono riuscito a rimanere nella storia per alcuni mesi. Questo mi ha permesso di finire questo romanzo. E ora siamo con l'editore di Il tempo che non ci resta. Lui è francese, Jean-Luc Bertoni, dovrei dire, o Bertoni. Bertoni, perché Bertoni. Sono di origini toscane, perciò. Benissimo. E allora, vediamo, cerchiamo di comprendere qual è stata la molla che come ovviamente casa editrice, come editore, ha voluto puntare appunto su questa pubblicazione. Ritengo che il lavoro di Antonio Galeone, il manoscritto, quando ci è pervenuto, intanto noi siamo una piccola casa editrice non a pagamento, perciò cerchiamo di lavorare su, diciamo così, manoscritti di qualità, e naturalmente il nostro lavoro è quello di selezionare indicativamente una cinquantina di manoscritti dai migliaia che ci pervengono ogni anno, e la nostra un po' politica è quello di raccontare belle storie che in qualche modo siano scritte in maniera anche naturalmente eleganti e che anche possono dare il loro contributo, perché ritengo che nel libro Il tempo che non ci resta ci sono molti elementi di spunto che possono essere utili per qualsiasi lettore. Allora, in realtà diciamo la mia idea diciamo in primaria era quella di scrivere un racconto sul tema del terremoto, però che avesse degli effetti molto più catastrofici rispetto a quelli che poi mi sono venuti nel romanzo, nel senso che mentre scrivevo ha prevalso anche un aspetto di indagare delle questioni più umanitarie, psicologiche. E questo tema, diciamo, dell'evento inevitabile che non si riesce a controllare, che mette in discussione i valori su cui uno fondava magari molto della sua vita, mi ha molto ispirato, no? Perché ovviamente potremmo credere che, diciamo, di avere tutto sotto controllo a un certo punto della nostra vita, no? Però, e quindi un evento catastrofico in qualche modo è un monito per farci ricredere su questo aspetto. E quindi, diciamo, questo romanzo racconta la storia appunto di alla fine di Marco e Lara, che a causa di questi eventi atmosferici, diciamo, più che fuggire, capiscono che devono mettersi, diciamo, in viaggio. Quindi in qualche modo è un viaggio più che alla scoperta di nuovi valori, alla riscoperta di valori universali, perché magari molti dei valori che noi dimentichiamo li avevamo già quando eravamo piccoli, per esempio, no? Per esempio un modo di rapportarsi istintivo, oppure un attaccamento alla natura, no? Chi vive con degli animali, con dei bambini o anche con dei folli, sa e impara
che c'è questo, questa innocenza, no? di rapportarsi con gli elementi naturali che forse noi nell'età adulta perdiamo. Ne parlavamo con l'autore, c'è una analisi introspettiva, c'è uno scavare all'interno di quello che, come dire, il substratum, il background dei sentimenti, dei valori, quei valori che sembravano, non dico persi, ma come dire, valori che, di cui si è andati alla ricerca e forse alla fine si sono trovati. La molla, il fattore scatenante è stato il terremoto, ma il terremoto può essere qualunque evento della nostra vita. Ci sono le scosse sismiche, ma ci sono le scosse dell'animo. Assolutamente sì, anche se io sono molto sensibile al terremoto, perché la nostra casa editrice viene dall'Umbria, che è una regione che è, diciamo, altamente sismica. Altamente, ci conviviamo da proprio ieri, abbiamo avuto una piccola scossa. E questo per dire cosa? Che effettivamente da un lato naturalmente il rapporto con la natura e il rapporto con l'uomo e poi comunque il rapporto con le cose. Effettivamente, se noi vediamo anche gli ultimi fatti, poi che vengono anche raccontati all'interno del libro, nel momento in cui si perde tutto, si perde la casa, a volte si perde anche la propria identità, e allora poi inizia un processo identitario che non è più legato al luogo, ma è più legato agli affetti. È già fatto mezzogiorno, quando finalmente intravediamo la giusta debole animazione in un luogo posto su un piccolo dirupo che dalla parte opposta si affaccia con l'ingresso principale al livello della strada del lungomare. Saliamo dalla scala di legno che dal retro porta in spiaggia. Sono felice. Mentre ci leviamo, un raggio di sole ci accarezza delicatamente, opponendosi armoniosamente ad un lieve soffio di vento. Ci sediamo sotto una veranda coperta da una grezza struttura in legno. E veniamo serviti velocemente, viste le poche presenze. Siamo in una situazione ideale. Assaporiamo il pesce arrosto e fritto con la giusta cadenza, senza rompere l'atmosfera con troppe inutili parole. Il vino bianco dalle bottiglie appannate di fresco ci dona quel tocco alchemico, inserendoci in una dolce deriva senza fine. I nostri volti sono belli e luminosi di felicità contagiosa. Bene, lei fa l'editore. Cosa dice agli abitanti, ovviamente, di Fragagnano, ma in generale ai lettori, a chi guarda così la copertina, perché vale la pena leggere questo libro? Ah, io intanto dico sempre che vale la pena leggere. Ovviamente lei si spoglia della sua veste di editore, ma parla, ecco, da uomo di cultura, no? Dico sempre che è importante leggere, a prescindere Bertone Editore, qualsiasi libro, perché è la forma di evasione più sana che esiste. E poi mi fa piacere questo anche nostro essere presente qui, perché noi in verità, anche se siamo, ecco, una casa editrice Umbra, abbiamo diversi autori nativi in Puglia, e queste per noi sono un'eccellenza del nostro territorio, perché, come dico sempre, oltre ai patrimoni materiali ci sono quelli immateriali, e gli autori secondo me lo sono. Sono ormai le 14 passate, quando io sto bevendo acqua e limone e fisso le pale di un fico d'India in un grosso vaso di terracotta. L'aria si è alzata sgranchendosi e in estasi contempla una stampa curiosa appesa sulla struttura in legno. Paolo chiede qualcosa a Veronica, seduti su una banchina presso la ringhiera che dà sulla spiaggia. E mentre attende paziente la risposta, fuma di gusto lentamente, guardando l'orizzonte sul mare. Lucia Traetta, assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Fragagnano, la presentazione di questo libro di Antonio Galeone è stata voluta dall'amministrazione comunale, organizzata dall'amministrazione comunale insieme appunto alla Proloco di Fragagnano. Quindi già un momento certamente positivo, perché si unisce l'aspetto, diciamo, istituzionale, l'attività dell'ente civico con il mondo dell'associazionismo, e quindi la Proloco
Luco né diciamo l'espressione maggiore, l'espressione più fulgida. Questa sera siamo per la presentazione di questo libro, l'orgoglio ovviamente di presentare il libro di un fragagnanese. Certo, la presentazione del libro di questa sera, Il tempo che non ci resta, di un nostro compaesano Antonio Galeone, è una serata particolare rispetto alle altre proprio per questo motivo. È stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Questa si inserisce nel cartellone del settembre fragagnanese, ma fa parte anche delle serate d'autore che vengono organizzate durante tutto l'arco dell'anno. E l'amministrazione ci tiene particolarmente a queste perché cerca di incentivare l'interesse alla lettura. Penso che questo sia il modo migliore di stare insieme, partecipare della stessa scena senza opprimersi vicendevolmente, lasciare che tutte le parti abbiano voce senza prevalere o autolimitarsi concentrandosi pesantemente solo su se stessi. È come assumere il modo di comunicare degli elementi naturali e quindi ascoltare con la dovuta leggerezza ogni cosa che ci circonda, ogni essere che ci sfiora con la sua presenza e noi stessi di tanto in tanto trasmettere solo il soffio leggero della nostra essenza. La cosa che veramente ci accomuna non sono le tante parole, ma il fatto di essere inseriti nello stesso racconto della vita anche se per poche ore. Ecco, un modo, dicevo, oltre che per fare cultura, anche per riflettere. L'aspetto che mi ha colpito appunto è questa analisi introspettiva che fa l'autore. Nulla è per sempre nella vita. Certo, il titolo del libro, Il tempo che non ci resta, è accattivante e anche misterioso per certi versi. Certo, porta alla riflessione, appunto alla riflessione sul tempo, e credo che questo è molto importante perché magari non si riflette generalmente, però è quello che noi l'uomo dovrebbe fare perché è preso da tanti avvenimenti nella vita per cui questa riflessione non viene fatta. Un cane bianco dal viso simpatico e buono si avvicina leccandomi la mano e io lo carezzo, poi va a cercare le coccole di Lara e infine si struscia su Paolo e Veronica prima di andarsi a sdraiare sotto un tavolo non apparecchiato. Lo continuo a fissare perché è come se sottolineasse meglio il concetto che inseguo, suggellando il legame naturale degli elementi che ci circondano. Non è importante imporre il proprio essere, perché la possibilità di venire percepito nello stesso spazio vitale è già sufficiente per esistere in armonia con l'altro. Ecco, per concludere, Assessore, un momento culturale importante perché oggi magari si è presi da internet, si è presi dai social, invece un bel rapporto con un libro, ci si siede, si legge con il cartaceo e ci riporta in una dimensione forse diversa rispetto all'ansia, no? Dei nostri tempi, alla vita frenetica dei social, di internet. Però, ripeto, è un modo per riappropriarci della nostra identità di cittadini e di esseri umani. Certo, la lettura di un bel libro, come appunto quello che sarà presentato questa sera, porta alla riflessione e credo che sia importante, ecco perché l'amministrazione cerca di incentivare con tutte le iniziative che fa l'interesse per la lettura. Il vino comincia a crearmi sonnolenza quando la perfezione delle proporzioni della scena muta improvvisamente. Inspiegabilmente il cane si alza di scatto, guaendo sommessamente. Impaurito tiene la coda tra le gambe. Nei suoi occhi scorgo un terrore che non riesco a spiegarmi. Poi lo vedo fuggire di corsa attraversando la strada e disperdendosi nei cespugli di ammofila arenaria sulle dune al di là del lucciolo limitato. Sempre difficile rompere il ghiaccio, come ho chiesto. Io sono un ex giornalista, mi hanno cancellato dall'ordine del Lazio perché
non pagavo le quote, giustamente, no, perché non faccio più la professione, però sono un ex collega, ci avevo chiesto una mano a... Io ho avuto modo di professionalmente approcciarmi al... Intanto mi presento, Luigi Abate, sono con Delta TV e Viva l'Italia Channel, canale 78 del digitale terrestre e Sky 879. La corsa, l'aspetto, lo dicevamo anche nelle interviste, che più mi ha colpito è questo senso della precarietà della vita, che nella fattispecie deriva da più scossoni appunto tellurici, ma vale un'espressione che per varie ragioni anche personali in questo periodo è sempre più ricorrente: nulla è per sempre. E poi magari quelle situazioni particolari, contingenti, ti fanno fare un'analisi all'interno della propria vita, del proprio essere, dei propri sentimenti, di quel background. E forse diciamo che questo terremoto, al di là dei grandi danni che provoca, però ha, come dire, scosso le coscienze dei protagonisti. Ecco, questo è un po' il senso, diciamo, che così a primo acchito ho avuto modo di scorgere. Sì, intanto diciamo che gli eventi comunque naturali hanno la caratteristica, per quanto tragici, di non avere colpa, nel senso che sono inevitabili, quindi diciamo è anche un'occasione per cercare un dialogo anche con la natura, quindi, come dicevo prima, recuperare questi valori che sono innati in realtà nell'uomo, di istintività e di vivere la natura, vivere il presente, no? Perché noi chiaramente, da Homo sapiens col pensiero, viviamo troppo spesso troppo il passato che è morto e troppo il futuro che ancora non c'è, e però trascuriamo il presente. Lo trascuriamo perché ci dà meno sicurezza, forse perché è più irrazionale in qualche modo. Però il messaggio anche del libro è che in realtà è anche di recuperare questo presente, che non significa dimenticare il passato, e portare nel presente ciò che ci ha colpito anche del passato, quindi ciò che è vivo. Quindi in questo presente si recupera anche un giusto rapporto nel ciclo della vita e della morte, no? E poi, fra l'altro, un aspetto che mi è piaciuto anche indagare è il fatto che succede una cosa strana anche nel romanzo, nel senso che, per esempio, i luoghi, i cimiteri vengono dalla gente anche usati come abitazione. Cioè, quindi anche il tabù, no, che ci è stato imposto dall'editto di San Claude della separazione dei luoghi di sepoltura, e in generale comunque di separazione della vita e della morte, che in realtà in passato non c'era, questo evento va a scardinare quindi dei tabù anche, e ripermette un dialogo, di inserire nel ciclo della vita anche qualcosa che invece, perché poi c'è anche della gente che va presso delle tombe che gli erano particolarmente care. Prendo la mano di Lara e iniziamo davvero a ballare sotto quella musica di pioggia, e chiudendo gli occhi ci sentiamo trasportati in una dimensione che ci dà un punto di vista sulle cose diverso ma plausibile. L'acqua in fondo ci lava e ci scrolla di dosso l'afa delle nostre colpe non commesse, che sempre ci portiamo come se fossimo costretti a scontare pene già decise per noi alla nascita.